tuo più bel viaggio? Il mio più bel viaggio è stato a Sarajevo, in Bosnia e Erzegovina. Il più bel viaggio può essere ovunque. Messico, Tunisia. Il mio più bel viaggio è stato andare in Cina. È stata un'esperienza molto interessante. E Grecia, Corfù, Madrid. Il mio più bel viaggio è stato nell'isola di Madeira. Montuosa, spiagge. Il viaggio più bello che ho fatto? Beh, noi organizziamo i viaggi in Marocco. Tra i tanti, direi quando siamo andati giù per la prima volta nei villaggi del sud. Il più bel viaggio per me è stato andare in Siberia. Ho fatto volontariato nei villaggi con i bambini in posti molto poveri, ma dove c'era una gioia di vivere meravigliosa. Sono stata come bel viaggio proprio in Burkina Faso, perché era un viaggio proprio di libertà che ho scelto io. Mi sono dovuta fidare di tutte le persone che incontravo, anche perché loro mi aiutavano un po' a muovermi, e quindi ho fatto molta amicizia. Invece io, il mio viaggio è stato molto naturale, ho parlato con la natura e in mezzo ai boschi, che anche se mi sono persa 5 ore, è stato veramente bello. E fare un viaggio anche per conoscere a se stesso. Ho fatto la Transiberiana col treno, 5 giorni di treno, e poi ho dormito per terra con lo sac a pelo dentro le capanne, quindi per me è stato un viaggio veramente sostenibile. È stato responsabile decisamente, perché è stato tutto molto a contatto con la gente locale. Sostenibile, certo. Mi offrivano la cosa da mangiare, era incredibile come mi dovessi affidare a loro proprio. Sostenibile per quanto riguarda me stessa, poco responsabile rispetto alle problematiche del mondo. Se non fosse stato per l'aereo, credo di sì, perché l'aereo comunque non è un mezzo di trasporto molto ecologico, però è necessario. Invece io ho fatto con l'aereo, non è che è stato molto bello, però sì, nel bosco, ho dormito anche nel bosco, nell'aria aperta, con tutte le stelle, e le persone che mi hanno ospitato sono state troppo gentili. Io credo che la mia Itaca sia l'Italia, perché io ci vivo molto bene. Per me l'Itaca è trovare la famiglia, trovare la comunità, quindi è trovare delle relazioni umane che ti fanno sentire bene ovunque sei. L'Itaca c'è, penso che forse ritornerò da dove sono nata. La mia Itaca è in Sardegna, nella mia terra. Australia, Africa, perché c'è un progetto, una missione. Prima o poi spero di farla. L'Itaca in tutto il mondo. Non so se cercarla dietro l'angolo, non so dove sia. La mia Itaca la devo ancora trovare.